Buonasera ragazzi, o buongiorno, dipende da voi quando vedrete questo video, sinceramente. Sto registrando che sono le 9 o poco più di sera e perché non posso aspettare ad aprire questa box. Ho dovuto aspettare domani o c'è il giorno, no, non ce la faccio, non ci riesco. Devo assolutamente aprire questa box, ragazzi, perché la nuova Rebel Box, che è l'edizione di luglio, che è arrivata adesso, che siamo a fine settembre, probabilmente lo vedrete praticamente quasi a ottobre. Così. È Gothic Box by Loputin. Ok, a parte il formato che è diverso, perché rispetto agli altri che si aprivano in questa maniera, ed erano basse e larghe, questa è una scatola che si apre così col coperchio. Ed è questa edizione limitata e numerata, la 281. Infatti credo che questa scatola la terrò rispetto alle altre. Anche perché io amo l'autrice. Questa scatola, infatti, è tutta, 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 tutta in collaborazione esclusivamente con Loputin. Loputin è una fumettista italiana, in Italia si chiama in italiano, con il suo nome originale è Francesca Cioffi. Mi sembra che si chiamasse Francesca Cioffi. Ed è lei, l'autrice di questa. E vediamo se si chiama così. Jessica Cioffi, appunto, Francesca ho detto io, Jessica Cioffi, ed è l'autrice che ho conosciuto con Cotton Tales, e io l'amo, l'adoro, i suoi disegni sono fantastici. Io appena visto, non devo più comprare il box, però appena visto che quella di lui è stata totalmente a tema Loputin, con solo esclusivamente i suoi disegni, mi è partito l'embolo, ho detto no, devo assolutamente averla, devo assolutamente averla, e finalmente, finalmente oggi posso aprirla qui con voi. Non l'ho ancora aperta, ragazzi, sono stata veramente molto molto brava. Anche perché sono arrivata da poco dal lavoro, ho cenato e poi ho detto adesso devo fare il video così la apro perché no, fino a domani non ci riesco a resistere, assolutamente no. Non riesco neanche a dormire, anche se sono stanca morta. Comunque, la scatola si presenta in questa maniera, tutti con i toni, il gotico, appunto, il viola, il nero, con questi scheletrini qua. Tipici del Loputin. Il simbolo delle Rebel Box. Sotto non c'è niente. Adesso andiamo ad aprire. Du 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 du. Ah, non vi ho fatto vedere il coperchio com'era così. Con qua che riprende le lune. Molto bello. Vedo già delle cose stupende. Non so come farvi vedere. Senza far cascare qualcosa, già vediamo due libri. Uno è sicuramente un libro, l'altro non lo so. Adesso andiamo subito a vedere. Per primo pesco il libro, so che sia lì, sì, è il libro, ed è una edizione particolare e tra l'altro edizione limitata, esclusiva per questa box, di un libro della Alcott. Ebbene sì, ragazzi. L'autrice di Piccole Donne, nella sua vita, ha scritto anche dei racconti horror sotto pseudonimo maschile. E sono stati stampati in Italia e la Rebel Box è riuscita a fare un'edizione limitata di questi libri, appunto, perché la copertina è stata disegnata niente meno che da Loputin. Potevo non avere questo libro? Assolutamente no. Dovevo averlo. Soprattutto perché io amo Piccole Donne. E sono cresciuta con Piccole Donne, con i libri di mia madre, sono cresciuta di Piccole Donne, non con quelli che sono stampati adesso. Sono cresciuta con Piccole Donne e so che non è Piccole Donne questo, però sono cresciuta con questa autrice. La copertina è disegnata da lei, cioè da Loputin. Io ho detto, oh mio Dio, c'è tutto il libro. Solo per questo, tutta la box solo per questo libro. Cioè, la copertina è bellissima, adoro tantissimo. So che dentro sono delle immagini, ma non credo che siano di Loputin, no, perché poi il libro esiste anche davvero. È solamente questa edizione che è particolare ed è una raccolta di racconti horror che mi andrò a leggere sotto Halloween, ovviamente. Non sono un amante dell'horror, ho letto veramente pochissimo di horror.
Però lui lo devo leggere assolutamente. Poi è scritto anche abbastanza grandicello. E niente, il primo è lui. Poi vediamo la cartolina, la spoiler card, che andrò non a vederla dietro. Oh, per riprendere l'immagine della box. Questa ovviamente sarà nella mia libreria, ma credo che la metterò lassù in cima o dall'altra parte, sempre in cima, perché ci sono tutte le copertine dei libri neri e quindi mi sembra la parte più adatta dove inserire questa cartolina. Super bella, super gotica e super fantastica. In certi versi, devo essere sincera, mi ricorda un po' questa ragazza, la nonna di Karin, Chibi Vampire. Non so se qualcuno di voi se la ricorda il manga. Mi ricorda la nonna, davvero. Poi se mai metterò una foto su Instagram. Comunque, andiamo avanti. Vediamo. Prendiamo un'altra cosa che sembrava tipo un libro. Non so se è un libro. Cos'è? Ah, no, vabbè. Cioè, no, vabbè. Oh mio Dio, i disegni sono bellissimi. Io tutterei solo per i disegni. Allora, è un Bullet Journal, credo che sia The Twilight Journal, quindi una sorta di agenda, credo che sia. Sì. Con delle illustrazioni di Loputin dentro, cioè. Oh, vabbè. Allora, innanzitutto la copertina è fatta in questa maniera, bellissima, non credo che lo utilizzerò mai, questo è semplicemente da collezione per me. Cioè, bellissimo. Loputin. Proprio top top top. Dentro è fatto in questa maniera. Ci sono, come vedete, ci sono i giorni, le cose da fare, eccetera, eccetera, divisi per mesi. Ci sono sempre delle immagini qua di Loputin, ma ci sono anche proprio delle immagini intere. Cioè, non so se. Ah, beh, questa diciamo che non è probabilmente la mia preferita, perché c'è un ragno. C'è piena di immagini di Loputin. A ogni inizio mese c'è un'immagine di Loputin. Io voglio morire. È bellissimo. Questa mi ricorda la canzone. Non so se avete mai sentito Walking the Rare di Aria, mi sembra che si chiamasse. Una canzone che. Anche qui. Questo non so se posso mostrare perché c'è un po' di nudo. Potrebbe essere considerato nudo. Guardate qui! No, vabbè, bellissimo. Guardate qui! Sto dicendo c'è di nuovo del nudo. Magari YouTube me lo banna fortissimo. Adoro! So che alcune cose ne metteranno tipo in stock sul sito della Rebel Box, quindi qualcosa potrebbe tornare disponibile, però non so bene che cosa e non so se quando caricherò questo video ci saranno ancora queste cose. Vi prego, adoro troppo. Adoro. Adoro troppo, ragazzi. Anzi, farò così. Siccome ho già video pronto per da caricare questa settimana, caricherò questo invece di quello. Quindi, probabilmente vi capiterà successivamente di vedere un video con i capelli lunghi. Semplicemente perché l'ho già registrato e quindi ce l'avevo già pronto. Poi, un'altra cosa che c'è all'interno sono incense cones. Scusi, fragrance Endless Night. Bellissima scatolina con incensi praticamente. Lavanda. No, c'è una fragranza bellissima. Cioè, questi più che bruciali, probabilmente perché io non brucio incenso, non ce l'ho in incenso in casa. Quindi, probabilmente questi. No, sono coni. Proprio coni. Oddio, questi li metto dentro. Vi faccio vedere una cosa. Questi
che forse di più tanti di voi non conoscono, che io ho questa cosa qua, che è di fattura tedesca, perché è una cosa tedesca, però in realtà ho anche il drago che avete visto nel Bookshelf Tour asiatico. Sono dei bruciaincenso in realtà, cioè nel senso io credo fosse quell'incenso bastoncino. Praticamente si apre in questa maniera, mettete il cono dentro, ci mettete, ce l'accendete e poi profumano tutto, diciamo, vi lasciano la profumazione. Io ho la forma di casetta, poi ce l'ho anche diversi per casa perché siamo tutti un po' fanatici di sta roba in casa. Roba tedesca. E quindi poi questi potrei riuscire a bruciarli, questi sì. Un profumo buonissimo, non saprei definirlo, però veramente buono. Buonissimo, cioè, boh, buonissimo. Però non riesco a capire cosa ci sia scritto dietro perché in inglese, mio inglese fa schifo. Ah, durano circa 20 minuti per corno. C'è scritto. Semmai poi leggiamo nella spoiler card se c'è scritto di che cosa sono effettivamente. Poi abbiamo due scatolette finali. La prima è questa, che già leggo che cos'è il prodotto, ma vabbè. Scatolina è stupenda. Poco da dire, c'è poco, veramente pochissimo da dire. Scatolina, ecco, fenomenale. Ed è uno smalto. Io non metto lo smalto da quando c'è il COVID, perché per via del dovessi sempre igienizzare le mani, soprattutto al lavoro igienizzo le mani ogni 3x2, lo smalto fa ciao ciao gente. Questo colore non lo uso dalle medie, dalle superiori. È uno smalto di Lilac Cosmetics. Ceramic Effect, fatto ceramica. Forse è bellissimo questo fatto ceramica. Quindi cos'è? Lucido? Non so. Dovrei provarlo, però è veramente, cioè sembra, a me sembra nero. Però non c'è scritto. Non c'è scritto il colore. C31. Sì, direi che è nero, giusto? Non voglio dipingere la mano adesso perché non ne ho voglia. Mi sembra nero. Faccio fare una prova. Sulla carta che mi hanno dato loro, facciamo una prova. Sì, è proprio nero, 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 nero. Tra l'altro è proprio un bel, bel nero intenso. Asciughiamo. Questo video ha solamente 30 anni perché sto soffiando sullo smalto. Nero, nero, nero. Beh, vedrò poi di utilizzarlo, magari vedrò per Halloween. Non so sinceramente se al lavoro, siccome lavoro con le persone, lavoro con i clienti, non so effettivamente se lo posso mettere. Però vedremo. Magari qualche sera che esco per toglierlo sarà un disastro epocale, vedremo. Ultima cosa che vedo, ho già qualche idea, perché vedo che è in una scatola così ed è pesante. Ora io credo di sapere che cos'è, se è quello che penso, giuro, mi verrà soprattutto, mi verrà da piangere. Guardate prima voi. È uscita una faccia da pazza. Oh mio Dio, oddio. Quindi sarà anche questa insegnata da Loputin. O sarà Tamagotchi insegnata da Loputin. Oddio, diventerebbe la mia tazza preferita in assoluto, sappiatelo. È disegnata da Loputin.
Avete stupenda, bellissima ragazzi. Some are born to sweet delight, some are born to endless night. Art by law, Putin c'è proprio scritto qui. Queste non credo che vanno al microonde perché non c'è scritto niente, quindi... Ma questa è bellissima. Poi è proprio un bellissimo colore, non è bianco. È un color così bello che sta proprio bene nella mia stanza perché la mia stanza è a tema blu. Se non lo sapeste ancora, è principalmente a tema blu, col tappeto blu, copriletto blu, cuscini blu. Cioè, è bellissima, raga. Altro che tazza di Alice, che comunque ringrazio, aver trovato la tazza di Alice nella box, nella reward box, però questa tazza la supera tutte. Cioè, io sono estasiata. È bellissimo. Raga, è stupenda. Così poi si vede ancora meglio. Adoro. È super instagrammabile, lo ammetto, però è di per sé è fantastica. Poteva farci il luogo adatto. Non ce l'ho. Anche qua non va assolutamente. Cioè, da mettere qua, tipo, che si veda sempre nei miei video. Ma questo è l'angolo manga. Non c'entra una birra da mazza. Sono super contenta. Forse questa è la box più bella per ora. Per ora, soprattutto per ora, trovata. Cioè, acquistata delle Rebel Box. Forse perché è completamente a tema Loputin. Sapete che io amo questa autrice. Quindi andiamo a scoprire da spoiler card se abbiamo capito tutto. Allora, ci spiega chi è Loputin. Ha fatto anche due artbook che io non acquisto perché a me gli artbook non piacciono come tipo di volumi, però so che esiste della Loputin, esiste Cotton Tales, che è più dimostrato, Francis e Le onde del mare. Il canto delle onde, che è un'opera molto bella che vi ho già parlato, che vi ho già recensite tutte. Poi... c'è scritto che tipo di prodotto c'è. C'è scritto spiega diciamo i vari. Questi prodotti sono della Stanford, sono fatti totalmente a mano, diciamo gli incensi, perché non l'ho spiegato, totalmente a mano. E sono vegan e cruelty free, quindi sono vegani e non testati sugli animali. Non c'è scritto che odore è, non c'è scritto. Comunque ragazzi, questo è tutto quello che ho trovato nella box. Cosa preferita? Oddio. La tazza? Devo essere sincera, forse a differenza delle altre box, qui ci sono meno gadget. Sembra che nelle altre ci fossero tipo Alice, c'erano le calze, la tazza, il tè, il libro, il segnalibro. La card e un'altra cosa che non mi ricordo cosa c'era di Alice. Giappone, c'era la cosa del sushi, c'era il segnalibro, c'era la card, la spilla, lo snack, il libro e un'altra cosa. Qua ci sono meno cose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ci sono due cose in meno, ma sinceramente. Va benissimo, cioè questa è la mia preferita. Questa è la mia preferita, anche se...
anche l'agenda, anche se non la utilizzerò mai, sappiatelo, io non la userò mai, questa agenda è sicuramente bellissima. Direi questa, questa è la mia preferita. Se il libro mi dovesse piacere, diventerà anche la mia cosa preferita. Per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo con i capelli.